Ciao a tutte ragazze e bentornate in un nuovissimo video. Sono contentissima di fare questo video perché è un video che state aspettando da un sacco di tempo, perché questo sarà il video delle unghiette. Sto registrando questo video ancora da nubile, non so se lo vedrete prima o dopo il matrimonio. Spero prima, spero di riuscire a caricarlo e pubblicarlo prima. Oggi voglio mostrarvi un prodotto che ho già da un po' di tempo, ho anche provato tante volte perché è da un po' che mi vedete con le unghiette corte. Sto usando dei semipermanenti. Oggi vi mostro questo prodotto che è super bello, ma è anche super semplice. Sto parlando delle mini macaron. A parte i pack fantastici e favolosi, nel corso di questo video vi farò vedere quanto è semplice questa tecnica e tutti i pro che secondo me ha. Ho ricevuto questo kit, 4 colorazioni di smalto, una che è uscita all'interno del kit, che è un bianco milkshake, questo è perfetto se volete fare tipo la French. Una mini limetta, e non vi imbroglio quando dico che ho già utilizzato questi prodotti. Una fantastica pochette trasparente, tutta olografica. E 3 maschere favolose per le mani. Cioè, i pack sono meravigliosi. Questi sono guantini, quindi vanno in questo modo per 15 minuti. Chi mi conosce da un po' sa che io adoro i macaron, quei dolcetti fantastici, favolosi di tutti quei colori che mi mettono un'allegria assurda, quindi questo già è un super punto a favore. Ma adesso passiamo alle mani e vi spiego un po' questo kit come funziona. In questo kit che vi ho mostrato c'è anche la lampada per quanto riguarda le mani, vedrete, vado, molto bella lampada, eccola qua. È questa splendida lampada a forma di macaron dove all'interno possiamo mettere un dito alla volta e farci così la nostra manicure. All'interno anche il suo filo perché funziona a USB. Io adesso ne ho messo un altro mio un pochino più lungo perché mettendomi sulla postazione qui avevo bisogno di un filo più lungo. All'interno poi di questo cartoncino troviamo questo prodotto che è una colorazione appunto milkshake sui toni del bianco. Quella limetta che vi ho fatto vedere e un altro prodotto, anche questo vi mostrerò dopo. Questi ve li mostrerò all'azione perché oggi per voi farò una cosa. Non dimenticatela. Ci sono questi pad per rimuovere il gel con il suo aggeggino per aiutarci appunto nella rimozione. Ma partiamo subito. Allora, voglio mostrarvi un colore perché questo mi piace tantissimo. Infatti l'ho tenuto anche per diversi giorni. E voi mi avete chiesto nelle stories, Fatima, che colore è? Io non volevo spoilerarvi il video o altre cose, quindi l'ho tenuto un po' nascosto per me. Ed è Cherry Red, questo fantastico colore qui. Un CD è già davvero molto bello, ma partiamo subito. Tutto quello che ci servirà per fare la manicure, quindi un semipermanente e un gel sulle mani oggi, sarà questa piccolissima lampada. In questo caso una presa USB, quindi collegarla al computer, qualsiasi presa USB. Io oggi utilizzerò questa lampada con un semplice power bank e ci fate una marea di manicure con una carica intera di un power bank, questo ve lo assicuro. E lo faccio con il power bank perché al momento qui sulla mia postazione non ho una presa USB libera. Quindi power bank alla mano, lampada. Quando vi dicevo che è un prodotto facilissimo da utilizzare, vi spiego perché. Questo gel polish è 3 in 1, quindi non ha bisogno di primer, non ha bisogno di base, non ha bisogno di top coat, è 3 in 1 ed è una cosa fantastica. Bando alle ciance, iniziamo subito. Vado a passare leggermente la limetta sulle mie unghie per dare maggiore aderenza e nel frattempo aggiusto anche la forma delle mie unghie. Adesso tolgo l'eccesso di polvere con un pad asciutto. Possiamo iniziare la nostra manicure, collegare la lampada al mio power bank, la metto qui e inizio a passare il gel sulle mani. Stendo uno strato sottile su tutta la mia unghia, quindi non troppo abbondante, mi raccomando. Partite con uno strato bello sottile, stando sempre attente al giro cuticole. Adesso sigillate bene la punta e gli angoli, è importante per evitare i sollevamenti. Quando steso il primo strato di gel, non faccio altro che accendere la mia lampada e mettere il dito all'interno. La lampada si spegnerà in automatico, quindi 30 secondi e si spegnerà in automatico. Continuo così su tutto il restante delle mie unghie. Ecco il risultato con una sola passata, adesso andremo a fare la seconda.
questo è il risultato appunto con due passate e ragazze abbiamo terminato. Non dobbiamo passare sgrassante, non dobbiamo passare top coat, nulla, sono lucidissime come potete vedere anche dal video. Cosa che mi è piaciuta tantissimo è proprio questa, che senza passare top coat, nulla, sono super lucide, davvero super lucide. Ma adesso vi faccio vedere come si rimuove questo semipermanente, anche perché io voglio utilizzare un altro colore, visto che ho già utilizzato questo rosso diverse volte. Voglio utilizzare questo, ragazze, aspettate, l'avevo messo qui apposta. Eccolo qua, voglio utilizzare crème brûlée che è questo bellissimo nude. Eccolo qua, questo super nude. Adoro queste tipologie di colore perché stanno bene davvero su tutto. L'applicazione è semplicissima, ma anche la sua rimozione. Vi faccio vedere, prendo i pad, questi. Qui dietro c'è una piccola pellicola adesiva che va tolta. Basta aprire il pad qui, all'interno troviamo già il prodotto imbevuto che ci servirà per rimuovere appunto il gel. Mettiamo il nostro ditino all'interno, qui sul pad, e vado a chiudere così. Ok, l'adesivo che c'è dietro mi aiuterà a mantenerlo bello fermo e così lo metto su tutte e cinque le mie dita. E voilà, adesso aspetto 15 minuti, quindi noi ci vediamo qua tra 15 minuti. Ho legato i capelli perché in un certo senso non ce la facevo più. Ho tolto il gel, come avete visto, in maniera molto semplice, anche perché quella Gigino appunto in gomma flessibile, quindi non ho dovuto fare nessuna insistenza sull'unghia e infatti sta benissimo. Adesso ho fatto lo stesso passaggio di prima, un pochino pochino con la lima, e adesso vado ad utilizzare questo colore che mi intriga tantissimo, un nude, perché volevo proprio un nude dopo aver utilizzato diversi rossi, e questo si chiama Crème Brûlée, quindi andiamo ad utilizzarlo insieme. Ho completato anche la mano destra, che dire, il risultato è bellissimo, ve lo faccio vedere più da vicino. È una colorazione bellissima, super naturale, come avete potuto vedere da vicino. Mi piace tantissimo, così accontentiamo anche le ragazze che mi chiedono, dai, facci vedere qualcosa di un po' più naturale, anche perché faccio sempre cose molto 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 estrose. Facciamo un po' di considerazioni finali. Adoro il fatto che sia così semplice, perché non abbiamo bisogno né di primer, né di base, né di top coat, né di sgrassare il prodotto perché appunto è senza dispersione, quindi serve veramente un unico prodotto per fare tutto. Quindi non potete assolutamente dimenticare nessun passaggio, perché tutto viene svolto utilizzando un solo prodotto, quindi un unico gel polish che funge da base, da colore e da sigillante ed è anche senza dispersione, quindi abbiamo le mani belle, lucide, non abbiamo bisogno di sgrassarle e non sono appiccicose, quindi appunto senza dispersione. La lampada ha forma di macaron, beh, direi che è un'invenzione davvero favolosa, a parte il pack che la rende super sciccosissima. È molto comoda perché vi permette di fare un dito alla volta, la potete collegare a qualsiasi presa USB, quindi vi mettete lì, vi guardate il vostro film su Netflix, non so, vicino al PC e vi fate le vostre mani. Come avete visto, il rosso sono bastate soltanto due passate, mentre per i colori chiari, come un po' tutti, ho fatto qualche passata in più, quindi tre passate. Un'altra cosa che mi piace molto è il fatto che può essere portata tranquillamente in viaggio. Potete metterla veramente in borsetta,
Mi è capitato qualche volta che ho avuto il semipermanente e sono partita e improvvisamente si è sbeccato. Non ho potuto aggiustarlo perché non avevo dietro la lampada che è enorme e tutti i vari primer e altre cose. Specialmente se viaggiate molto, se siete spesso in giro, a parte che è inodore, quindi potete farlo dappertutto, ma vi basterà portarvi dietro soltanto questa piccola lampada e il gel, il colore che volete applicare appunto sulle unghie. E nel caso, portare 5 o 2, 3, per paura appunto che si possa sbeccare qualche unghietta, dei remover pads. Quindi con questo piccolo spazio abbiamo la sicurezza di poter portarci dietro tutti i nostri prodotti, di stare tranquille nel caso si dovesse speccare un pochino lo smalto alle unghie. Sì, perché in realtà bastano soltanto tre cose: la lampada, super piccola, dei pads, appunto remover se vogliamo togliere il restante del vecchio gel, e lo smalto della colorazione che abbiamo scelto. Perché poi basta metterla in qualsiasi presa USB, che sia del computer, insomma, qualsiasi cosa, o un classico power bank. Che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere una novità molto carina per quanto riguarda le unghie. Se siete arrivate fino a questo punto del video, lasciate questa emoji, così so esattamente chi mi ha seguita fino a questo punto del video. Io come sempre vi mando un grosso e mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Muah!